Il segretario Galante Per la loro dimestichezza con la carta, la pena e il calamaio, molti si rivolgevano agli studenti del GUF, gruppo, gruppo universitario fascista, per chiedere occasione delle nozze di dell un amico un telegramma che non fosse il solito augurio vivissimo e per il tergesimo d'un defunto, un santino che non ripetesse l'abusato padre esemplare cittadino enteggiaremo. Gli studenti avevano preparato dei modelli tipo un campionare di lacrime sorrisi, sospiri e felicitazioni, in cui scegliere la frase adatta alla posizione sociale e a livello culturale dei committenti. Nozze, telegramma per contadini, operai, casalinghe e in genere basso accetto, sempre come alcibissori dalla vita. Per laureati e similati, ubi tu gaius ego Gaia. Telegramma romantico valido per tutte le categorie, per un breve monosillabo, una lunga felicità. A dire il vero, quel breve era un pleonasmo, non esistono monosillabi lunghi, ed eliminandolo, il mittente avrebbe risparmiato sulla spesa, perdendo tuttavia l'effetto suggestivo che dà la contrapposizione di breve con lunga. Telegramma per Nubendi, dell'Azione Cattolica. Ero un due, in carne una. Per coppia fascistissima. Desideroso di temperare le direttive demografiche dell'uso. Uno più uno uguale tre. Trigesimo, all'orfano si consigliava di stampare sul santino, papà non è morto, è andato avanti. Alla vedova, quando partissi, come sono rimasto? come l'aratro in mezzo alla margese, Giovanni Pascoli, a chi desiderava da ogni costo una frase latina, vita muta tur, non e litura, la consulenza letteraria è compensata con una cena in trattoria. <coughs> Non comprendeva le lettere d'amore, ma era gelosamente personale per la quale gli letterati sempre ci si rivolgevano a un collaboratore che offriva le massime garanzie di discrezione. Il segretario galante oggi i giovani non scrivono più lettere d'amore, telefonano. Il telefono non richiede brutta copia. Non pone l'angoscioso dubbio se per certissima signorina vada scritto con due G. Nel caso di amori illeciti o contrastati, non c'è pericolo che il messaggio cade in mani nemiche. Scusate. Inoltre, il telefono, abolendo lo spazio e il tempo, fornisce agli innamorati l'illusione della vicinanza, direi della contiguità fisica, grazie alla cornetta che velica l'orecchio, come una carezza fatta dal partner. Ma ai tempi che stiamo descrivendo, essendo il telefono nelle case private più raro di quanto non sia oggi il telex. Prosperava nelle polivalenti tabaccherie, mercerie e drogherie, tra vasi di citrato e vasetti di brillantina, un commercio di cartoline colorate, con amanti metà vinti nel bianco ventaglio di un raggio di luna, cuori tumidi come le labbra di John Crawford, Coppie sdraiate su un pagliare di impastore all'abbandono e telegrammi color giallo contornati di violette con la scritta destinazione, passione, provenienza, ardore. Parole del cuore. Presentazione, giorno di sogno, ore di attesa, indicazioni d'urgenza, baci, testo, finalmente amore ti non fa stop, ci attenda la radiosa venire. Famosa la serie del motoscafo. Due innamorati salpano di doscalia, e l'eterno cantilena, dell'eterno so sirena. Poi cartolino numero due, stragliate a poppa col motore spento. Non importa navigare, quando amor sa camminare. Innamorato varo o astuto? La cartolina numero 3, lasciato in risalto al lupo, presenta l'imbarcazione accanto a una riva solitaria. La ragazza che balza a terra, raggiunta di felicità, perché è finito il carburante, non lo slancio dall'amante. Una tricromia con un giovannotto che porge un mazzo di fiori, mentre dalla bocca c'è il fumetto. Tamo, equivalenza a una dichiarazione d'amore. la ragazza non rispondeva come non detto, altrimenti si passava alla seconda fase al segretario galante che sta alla cartolina come il film al fotogramma e contiene tutta la casistica dell'amore, l'approccio, l'appuntamento, la dichiarazione, la scena di gelosia, la riconciliazione, il dubbio il tradimento, la maledizione, l'addio, la riconciliazione bis, l'addio bis, la maledizione bis, e poi da capo l'approccio, l'appuntamento, eccetera. Come si erano che suggeriva al rivale le frasi per sedurre Rossana. Quel libro dava la parola ai muti, il coraggio ai timidi, alla grammatica agli illetterati. L'amore è cieco e muto, scriveva Antonio Baldini, ed è quasi fatale che uno caduto in balia del grande mutilato si veda a un certo punto costretto a ricorrere per guida e consiglio al segretario galante. In che maniera? Ce lo spiega il guido da Verona, questo d'annunzio per proletari, che scioglie l'attreccia Maria Maddalena consiglia dovete sedurre qualche balla recalcitrante col mandarle un epistola gonfia di sospiri ebbene guardate l'indice la pagina tale è come la lettera conveniente al caso vostro, una lettera che storgerà il cuore della donna più agghiacciata e produrrà un effetto altrettanto rapido quanto infallibile. Era l'artusi del cuore, per ogni situazione sentimentale la sua brava ricetta, per l'attempato invaghito di una Lolita. In vano vi nasconderai che ho oltrepassato la cinquantina. Per la ragazza e eh, che in bocca è nozze riparatrice. Sto per diventare madre, Cesare. Per il bello, ma non consolato. Ho notato in voi una gradita meraviglia, una vaga rassomiglianza con la mia povera perduta. Per la vampa assediata dai creditori, avevi promesso che saresti passato dalla modista a saldare il mio debito e questo improvviso squagliamento mi fa pensare che non te ne sei curato, non sarai mai un signore. Ecco il furbacchione che spaccia la stanchezza dell'esperienza viziosa come promessa di futura onestà. Riconosco benissimo che i miei trascorsi giovannini possano giustificare la vostra ritrosia, ma dovreste sapere che gli uomini navigati, che ne hanno viste di tutti i colori, quando decidono di mettere la testa a posto lo fanno sul serio. Sono invece i novellini, quelli che non aspettano che la prima occasione per cominciare a correre la cavallina. Molto spazio era riservato ai militari in cerca di compagnia per la libera uscita. Mio bel caporallino, scrive una goldognana, cameriera, non aliena dai ricatti. Vieni questa sera arditamente, ti farò passare dalla porta di servizio e andremo a trattenerci in cucina. E se la signora dovesse sorprenderci, niente paura. E dirà che posso informare il padrone di certe cose che lei sa. E vedrai che non dirà nulla. Anche la lotta di classe fa capolino. Nella persona del Danaroso, Sparviero, che è abituato a comprare l'onore delle donne, propone il turpe mercato. Disponete delle mie sostanze come meglio vi aggrada e nel modo che più riterrete opportuno a procacciarmi uno stato libero e indipendente. Ma l'operai Zina Fabretti, eroina del nuovo segretario dell'innamorata, edizione Bieti, pagina 122. Difenda la sua virtù con tenacia sindacale e risponde sdegnato. Signore, non sono da vendere. Lucrezia non avrebbe parlato diversamente. Per gli innamorati costretti alla clandestinità fu pubblicato un dizionario di frasi in codice contrassegnato da un numero: primo, amore mio. Secondo, questa sera. Terzo, ho ricevuto lettera. Quarto, spedito. Quinto, verrò. Sesto, siamo scoperti. Settimo, ti adoro. Ottavo, devo comunicarti cose importantissime. Nove, bloccata da influenza. Dieci, salito al luogo. Undici, si aspettano di noi. Dodici, sarete indimenticabile. Tredici, non fare il geloso. Quattordici, vivo solo per te. Esempio pratico di lettera cifrata 1, 8, 6, 5, 10, 7 oppure 14 Nelle lettere d'amore di Zeneruki A pagina 41 Sergio fa a Isa una dichiarazione in stile telegrafico ardentemente. Tutte forze, cuore, anima, corpo, stop Intendo farla mia per sempre, stop Colpito a primo istante, venduta, come da ammazzata sul collo. Stop, che se posso sperare. Sì, no, si sì, stop. Acchiappo solo, si sì, smetto, l'hai per tu. Stop. Tu mamma, io felice, noi felici. Stop. Quando vedremoci? Quando prima col dolcissimo bacio, lungometraggio. Stop, fissami lunga lungo ora, minuto. Stop promettati non cadere morto per troppa felicità stop rispondimi subito tutto accettando consentendoti seguendo stop bacio ti punta piedi e te naso. per le ragioni accennate all'inizio l'epistolografia amorosa è un genere letterario in netto declino nonostante i tentativi di adeguare al gusto di anni i manuali i quali sebbene soggiornati presentano deliziosi anacronismi si ignora per esempio l'evoluzione dell'arte della guerra, facendo dire ad una, stima, ad una stimata signora offesa dall'insistenza di uno spasimante: Se la passione non vi avesse acceccato sapreste che sono maritata al conte Vittorio Saroni, tenente alla 34esima Cavalleria. Si dimentica che, che i cavalleggeri sono stati sostituiti dai carristi. Un altro colpo gravissimo a questo morente genere letterario, l'ha del riscaldamento a all'impianto centrale. Spariti i cammini e le stufe, non c'è più gusto a scrivere. Infatti, uno dei maggiori piaceri legati alle lettere d'amore è quello di poterle bruciare il giorno in cui non ameremo più. Il linguaggio aveva una rude semplicità che andava dritta alle cose, senza aggarbati infingimenti o compiacenti attenuazioni. L'adulterio, condannato dal codice penale, non era ancora stato addolcito in scapatà extraconiugale o istituzionalizzato nel mennaggio a tro. Un vescovo di Prato pubblicamente dichiarò concubino una coppia che oggi era toccata e gli era legata da una fettosa amicizia. Se in un salto borghese si mormorava di una che aveva l'amante, le La signore vibravano di virtuoso orrore, pensando a una carenina suicida sotto il treno. A parte il fatto che il disservizio ferroviario scoraggerebbe ai nostri giorni questo tipo di suicidi. Oggi è la convivente, la mia compagna, è accolta tranquillamente in società e già qualche uomo politico si batte per il riconoscimento giuridico della convivenza. La corte si chiamava serva, o nel migliore dei casi donna di servizio, domastica, se l'economia andava male, si parlava di crisi e tutti capivano. Invece di cedere al raffreddamento dell'economia, gli sprovveduti pensano che si tratti dunque di un inconveniente guaribile con la spirina. A Portofino erano ormeggiati molti panfili e nessuna barca. Chi non aveva voglia di lavorare era chiamato fanullone, sfaticato, pane e tradimento. Dovevano passare decenni prima che la sociologia corresse in suo aiuto, ponendoli sul capo l'aureola del demotivato. Il mondo era a tutti i livelli pieno di ignoranti che non sospettavano di essere dei semplici disinformati. Solo il scolare non capiva nulla, gli insegnanti lo dicevano chiaro e tonto, senza arzigogolare. Era la carenza di base dovuta all'emarginazione alle dell'ambiente socio che non consente altri livelli di apprendimento. Bastava un nome per indicare un mestiere. Postino, secondino, spazzino, facchino, moratore, infermiere, pompiero. Poi si pensò che desse più uso alla parola composta, così nacquero il portalettere, la giunta di custode, l'operatore ecologico, il portabaglio, l'operaio edile, il paramedico, il vigile del fuoco. Locuzione, quest'ultima, è riduttiva del contenuto, nonostante l'infasi della forma. Difatti, quando accorrono per un allargamento, più che vigili dal fuoco, mi sembrano vigili dall'acqua. Il vecchio dis disdegnato vocabolo pompiere, derivando da pompa, fronteggiava grecciamente alle sue opposte esigenze. Sbrigativo, crude e talvolta crudele nell'elastico dei mestieri. E nelle valutazioni morali, il linguaggio si avvolgevano in ufemistici e veni nell'affrontare i temi del sesso e dintorni. In questo campo vinceva ancora la pruderia ironizzata da Guido Una cocotte, che vuol dire mammina? Vuol dire una cattiva signorina. Quando nel film di Blasetti, La cena delle beffe 1941, Clara Calamai apparve per una frazione di seconda al seno nudo, si alzarono da ogni parte proteste contro l'attrice che aveva osato mostrare il petto e il taraggio. La parola sena fu evitata per non aggiungere morbosità letteraria a quella, visita, a quella visiva. Il concetto di coscia era dilattato in quella meno erotizzante, di gamba o di arto inferiore. Le donne non partorivano, davano la luce. Gli organi genitali erano chiamati parti intime, vergogna, pudenda. E il coito con grasso carnale specialmente nei verbali dei carabinieri. E siamo a pagina 93.